Sono Gianluca. Io sono Caterina. Ci siamo trasferiti a Roma da 5 anni in questo quartiere che è Cinquina, zona Bufalotta, 3 minuti da Porte di Roma, sta proprio a un passo dal raccordo. Zona nord di Roma. Quadrante nord-est di Roma. Il 27 dicembre è successo un fatto che ha un po' stravolto la vita e ha cambiato anche tutta quanta la routine e poi i luoghi dove adesso abitiamo. Il 27 dicembre erano le 7:15 di sera, c'erano i bambini tutti nel salone a guardare la televisione, io ero al bagno, a un certo punto Maria e Giacomo furono papà, papà, papà. Io esco fuori dal bagno di corsa, dice il fumo, ho aperto la porta, c'erano già le fiamme alte così. I bambini all'inizio urlavano e, al fuoco, papà, papà, e c'era un fumo denso che non si respirava. Ho pensato a mettere al sicuro i bambini, basta, poi del resto non mi interessava, insomma. Piccoletto l'ho portato in braccio, gli altri ce la facevo e siamo scesi in strada, senza scarpe, senza felpe, e quel giorno pioveva pure, dunque sono usciti e facevano ciaff per terra, e sta cosa penso gli sarà rimasta perché rimane, una sensazione che sicuramente gli rimane. È arrivata vicino casa, ho visto che c'era questo camion dei vigili del fuoco, l'ambulanza. Ho capito che il fumo veniva da casa nostra, che non si capiva bene da dove venisse all'inizio perché era tantissimo. Siamo tutti bene, tranquilla, tutti bene, tutto a posto. Non sembrava molto vero, quindi lui mi ha abbracciato, io sono rimasta là sotto, poi quando ho cominciato a capire che il fumo era tanto, poi ho chiesto ai vigili del fuoco quante stanze erano interessate dall'incendio e lui mi ha detto: signora, mi dispiace, ma è tutta casa, era tutto da buttare, non c'era nulla che si salvava. Quindi piano piano, all'arrivare di queste notizie, mi sono sentita un po' persa, diciamo. Mi è venuta incontro la grande Maria, mi ha abbracciato e insomma ho capito che era molto impaurita. Lei aveva fatto da sorella grande alla sorella più piccola, ai fratelli, quindi tutti i fratelli piccoli cercavano lei e lei ha cercato poi invece una consolazione da noi. È venuto mio cognato a prenderci per portarci a casa sua per la notte. Ho aspettato finché non finisse l'intervento dei vigili del fuoco e dentro aveva firma proprio, brutto, poi quell'odore, brutto. Ho raggiunto la mia famiglia intorno, penso, le 2, le 3 di notte. Sonno non ce l'aveva nessuno, però eravamo tutti felici di stare insieme. Devi vederci. Lui agisce subito e ci contiene, ci supporta, è un po' un, non lo so, un mantello. I primi stanno a vedere i cartoni. E quello fuoco era dentro alla mia capella e poi ha detto tutti via ai primi. Siamo cappati. E il papà ha preso Matteo. È andato a letto i bambini, dopo un'ora stavano tutti dentro al letto nostro. Ci siamo trovati non so quanti dentro a sto letto la mattina. E da lì una vita nuova. I miei fratelli avevano cominciato a pensare come potermi aiutare ed è stata fatta una richiesta che ha cominciato a girare un po' su alcuni social, stati di WhatsApp, che era andata a fuoco una casa di una famiglia con 5 figli e che chiunque potesse provvedere con qualcosa, vestiario, stoviglie o anche un supporto economico poteva partecipare. In poco tempo ha cominciato ad arrivare tutta una serie di pacchi con vestiti, giocattoli, cose per la scuola e anche questa raccontafondi su questa piattaforma ha raggiunto delle cifre che non ci saremmo mai immaginati. In pratica non abbiamo dovuto comprare praticamente niente.
Mia mamma ha scritto: ieri siete andati a letto angosciati e oggi vi trovate che la situazione è totalmente diversa. E la sera stavamo facendo le preghiere con i bambini e mia figlia mi ha detto: adesso tutti gli anni dobbiamo festeggiare il 27 dicembre, che è il giorno dell'incendio, una festa grande quanto il Natale. Per noi deve essere importante quanto il Natale, che è la festa della Divina Provvidenza. E questo a me mi ha aperto il cuore, perché alla fine in mezzo a situazioni che tu pensi che siano anche un disastro, anche un disagio emotivo per i figli, no? E ti preoccupi, dici chissà cosa rimarrà loro, che segni avranno, che traumi. In realtà poi ti rendi conto che il Signore protegge anche i più piccoli. I giorni seguenti l'incendio, mi ricordo che uscivo la mattina e tornavo la sera. Diciamo che sono stati giorni un po' itineranti. Inizialmente siamo stati ospiti a casa di mia sorella, però poi ci siamo resi conto che comunque avevano bisogno anche di posti familiari e quindi siamo stati per un periodo anche con la mamma di Gianluca, che ha una casa che i bambini conoscono molto bene a Sutri. Nel frattempo c'è stato tutto un subbuglio che abbiamo cercato di non far vivere a loro, perché c'era un po' l'urgenza impellente però di trovare un posto che ci potesse accogliere. Abbiamo scoperto che non è particolarmente facile trovare case in affitto quando si hanno tanti figli, tanto che cominciavamo veramente un pochino a preoccuparci e in realtà da due direzioni diverse ci è stato dato il consiglio di andare a parlare con delle suore clarettiane che stanno proprio nel nostro quartiere. Veramente un'altra grandissima testimonianza di fede, perché ci hanno aperto le porte della loro casa e qui ci siamo potuti un po' sistemare e quindi noi con calma abbiamo potuto cercare e trovare questo appartamento e nel quale ci siamo trasferiti poi da poco. Nel corso degli anni Gianluca è cambiato tantissimo, io l'ho conosciuto 13 anni fa ed era una persona totalmente diversa. Ha trasformato anche il modo in cui lui vedeva il rapporto per esempio con suo padre e poi ha trasformato il vedere Dio come padre e il vedersi come padre, quindi per me è importante perché è come se lui fosse un po' una porta verso il cielo per loro, un ponte. E penso che questa è una delle cose di cui gli sono più grata. Quello che posso fare io da padre è istruirli, faranno quello che vogliono, a una certa prenderanno la loro strada con, spero, un bagaglio che abbiamo riempito con l'esempio, più che altro. Casa non c'è più, non c'è più, ma ci è arrivato molto di più. Io faccio l'artigiano, sono 5 mesi che non lavoro, però ho più tempo per stare con i figli. Tutta questa vicenda mi ha fatto molto chiara la mia figura di padre, di essere figlio di Dio, perché sono stato curato, protetto da un Dio grande, da un padre grande.